Ha avuto un ottimo riscontro di pubblico ieri sera ad Aragona alla presentazione del libro di Sofia Pirandello, Candido Suicida. L'evento patrocinato dal Comune di Aragona e di Favara e dal Rotary Club Collisicani ha riportato nell'Agrigentino, dopo più di un secolo, una diretta discendente della famiglia di Luigi Pirandello. Numerosa e attenta la partecipazione del pubblico, anche giustificata dal ritorno ad Aragona di uno degli eredi di Pirandello. Lo stesso sindaco Pendolino, durante il suo intervento, ha fatto riferimento al racconto degli anziani che ricordavano i luoghi frequentati dai Pirandello. La famiglia, sottolinea Mula, era proprietaria di una miniera di zolfo che è stata raccontata da Luigi nella famosa novella Ciao, la scopre la luna e soprattutto nei vecchi e giovani. Stamani Sofia ha anche visitato i luoghi che furono dei Pirandello, accompagnata dal giornalista Luigi Mula. Con Sofia Pirandello siamo nelle miniere che sono appartenute a Stefano Pirandello, il suo trisavolo. Siamo nella miniera Tacciacaci di Aragona. Sofia, che sensazione provi? È molto emozionante, non c'ero mai stata e al di là del valore storico ha anche ovviamente un valore familiare per me e quindi molto, non lo so, mi tocca tornare in queste terre. Sei stata ad Aragona a presentare il Sì. tuo primo libro, Candido Suicida, com'è andata? È andata benissimo, l'accoglienza più calorosa che abbia mai ricevuto, veramente. Non so come ringraziare, spero che il libro piaccia e che diciamo, ci si possa ritrovare un po' di Sicilia dentro, che sicuramente c'è in qualche modo. Sono Dopo stata molto Aragona, contenta. Favara, una grande accoglienza per uno, due, tre rintocchi di follia. Anche lì che cosa hai provato? È stata un'esperienza decisamente impressionante vedere rappresentata la mia famiglia in un momento di difficoltà e di dolore. Però sicuramente è un onore essere invitata, diciamo, in prima fila col posto d'onore a poter assistere a questa rappresentazione. Mi dispiace che il giro siciliano stia giungendo al termine, spero di tornare presto in questi territori anche, diciamo, da turista Sei per... partita da Palermo, giorno Sì? 23, ieri ad Aragona, oggi? Oggi a Favara, all'Alba Palace alle 18 e domani a Catania, alla Feltrinelli di Via Etnea. Cosa Sempre ti alle 18. porterai dentro? Le persone sicuramente, direi che la sorpresa principale in realtà non era una sorpresa, si dice sempre l'accoglienza siciliana, però quando si prova è un altro discorso, è impossibile ringraziare questi posti meravigliosi e le persone che li abitano sicuramente mi riporto con me. Di cosa parla Candido Suicida? Parla della storia di questo ragazzo che viene lasciato dalla sua fidanzata, inizialmente non sa come sopravvivere a questa esperienza di dolore, a questo abbandono, e però non è capace effettivamente di portare a termine il suo proposito, che è quello di uccidersi, e quindi esce di casa e si aspetta che qualcuno o qualcosa per Roma lo uccida prima di lui. E vediamo insomma se i personaggi che incontra, se la città che vive in una maniera diversa, lo convinceranno meno a, diciamo, sopravvivere a se stesso. Quindi un romanzo da leggere. Sì, beh, me lo auguro. Bene. Anche divertente e leggero, si spera. L'ultima domanda per i nostri ascoltatori. Chi era Luigi Pirandello? Spieghiamolo. Per me era il nonno di mio nonno, quindi il mio trisavolo, e per parte ovviamente paterna, e quindi una parte di famiglia, insomma.